detto che l'Italia, non avendo istituti bancari pubblici, non può fare debiti, cioè non può emettere, come dire, dare un sostentamento economico alle aziende, cosa che invece sta facendo la Germania con i suoi 550 miliardi, che sta facendo la Spagna, che sta facendo l'Inghilterra e anche un po' la Francia, che ha già detto noi del patto di stabilità ce ne sbattiamo altamente e andiamo avanti. Però intanto ben trovato al professore Massimo Costa. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno, buongiorno. Però non è vero che l'Italia non ha una banca pubblica, non la vuole usare. Che Cassa Depositi e Prestiti? Esattamente. Ma è un SPA, quindi è pubblica, ma è un SPA, quindi dovrebbe. Vabbè, non è un ente pubblico, ma infatti, se vuole fa una legge in 24 ore, un decreto legge, la trasforma in ente pubblico. Ne abbiamo parlato proprio 2 giorni fa con Giulio Ambrosetti, sì. Facciamo il focus su questo. Ancora però non se ne parla, mi pare, no? No, non se ne parla assolutamente. Niente, non si fanno queste cose. Non si no, fanno. Ma in realtà, per entrare subito nel merito, sì. Sì, la Sicilia può fare con l'articolo 41 quello che non fa l'Italia, ma in realtà tutto dovrebbe partire dall'Europa. In realtà già con la Banca Centrale Europea l'Europa potrebbe stampare soldi, come stanno facendo gli Stati Uniti, e metterli nelle tasche di tutti i cittadini europei. Se non interviene in un momento così grave come questo, io vorrei capire quando deve intervenire. Ma forse non lo fa per far capire qual è un certo ruolo della Banca Centrale Europea agli europei. Probabilmente dice, guarda, l'unica cosa che ha fatto la Lagarde, la nuova governatrice, è quella di dare una mazzata allo spread. In sostanza, l'Europa non sta facendo quello che tutti i paesi del mondo fanno. L'Italia non sta facendo tutto quello che i paesi europei fanno per se stessi. Allo Stato. A questo punto non ci resta che questa vecchia malandata regione che ha il potere di farlo. Ecco. Che significa avere il potere? Noi abbiamo lo statuto siciliano che è ancora in piedi. E allora, certo, è più si scende di livello, più è difficile, giusto? Perché ci sono livelli superiori che possono mettere bastoni tra le ruote. Però, noi abbiamo l'articolo 41 che garantisce alla regione di poter emettere prestiti interni, rivolti a soggetti interni. Uno dice, altro debito? No, tranquilli. Spieghiamo. Perché se la regione emette un prestito che è, diciamo, irredimibile e potenzialmente senza interessi, cioè non è senza scadenza, è un debito solo nominale, di fatto non lo deve restituire più, è come i miliardi che ha a passivo la Banca d'Italia, che corrispondono a tutte le banconote che hanno emesso, teoricamente sono un debito della Banca d'Italia, ma esatto. Praticamente nessuno può andare alla Banca d'Italia ad esigere una carta da 20 euro, perché si deve restituire indietro un'altra carta da 20 euro, quindi ecco. Sono debiti puramente nominali. Ora, il punto qual è? Noi una banca pubblica ce l'abbiamo, dell'IRFIS. Non c'è bisogno che sia un ente pubblico, se nello statuto non c'è, si riunisce l'assemblea regionale d'urgenza e la mette in pratica, esatto. E si mette in pratica. Okay. Ora l'idea qual è? Ma è molto semplice, in teoria, come ha lanciato Sicilia Liberi, direttamente con un prestito infruttifero l'IRFIS potrebbe mettere già in circolazione una dozzina di miliardi. Io, diciamo, guardando questa bella idea, diciamo, ragionandoci in questi giorni, l'affinerei un tantino, perché fatta così ci potrebbero essere manovre speculative, non voglio deviare i miei... Da parte di terzi, diciamo. Da parte di terzi, che potrebbero mettere un po' l'IRFIS in difficoltà. Okay. Però voglio dire una cosa agli ascoltatori. Molti cittadini pensano che quando la banca presta soldi li va a prendere in qualche miniera d'oro. Vieni da te. Cioè, cari amici, la banca fa un clic sul computer e spuntano i soldi. Io, sì, è finita la riserva aurea di cui si c'era. Non c'è più, si fa con i soldi, li crea la banca. Questo bisogna metterselo in testa. Allora, per evitare manovre speculative, si può fare una cosa un po' più accorta, visto che siamo una regione e non siamo uno Stato. Qualcuno dice purtroppo, ma insomma non lo siamo. C'è lo statuto che non è una Costituzione. Benissimo. Si emette uno strumento, la regione siciliana, va bene, fa un debito infruttifero e lo dà a IRFIS. IRFIS, a fronte di questo, emette uno strumento anche su carta di credito, la gente non si accorge della differenza con 2 euro, certo. Lo carica a tutti i professionisti, gli imprenditori che per ora sono in mezzo alla strada dalla crisi del coronavirus, sì. Si dà 500 euro al mese, quello che serve per sopravvivere a tutti quelli che sono rimasti a terra, si chiama i supermercati e dice voi dovete accettare questo strumento, facendo un piccolo sacrificio alla regione di riconoscere su questo strumento un piccolissimo interesse, anche 0,5% l'anno, per incentivare questi operatori commerciali ad accettarlo in pagamento. Okay. Ed è fatta. Uno dice, ma da dove li prende su 0,5% alla regione? Chiaramente, questo strumento, non essendo euro, e anche se sembra euro perché viene scambiato nei supermercati come se lo fosse, può essere speso solo in Sicilia. Essendo speso solo in Sicilia, il supermercato che riceve questa... Certo, come può trasformarlo quando... Va al venditore siciliano, cioè in pagamento
cioè in pagamento per comprare il formaggio, certo. E così via. L'imprenditore lo dà come salario aggiuntivo ai suoi dipendenti, sì. Insomma, gira come moneta. Girando come moneta e favorendo l'occupazione interna, sì. Sale il prodotto interno lordo e quindi il gettito per la regione. Quindi hai voglia di pagare questo 0,5. D'altronde, certo. La regione non dovrebbe pagare il capitale perché è irredimibile, quindi si tratta di... Quindi quando tu dici è irredimibile, ecco, per fare chiarezza, significa che praticamente questi soldi vengono emessi e mai nessuno dirà mi devi dare quei soldi, parliamoci chiaro. Esattamente come noi, oh. Che abbiamo un conto corrente in banca, non è che ce ne andiamo poi alla Banca d'Italia e diciamo, senti, io ho 3.000 euro nel conto corrente presso Banca Intesa, ecco. Me li dai 3.000 euro in oro, e che dice scusa, ma tu non hai 3.000 euro nel conto corrente, ma che puoi? Esattamente, quindi è così la stessa funziona. Cosa, io ce l'ho su una carta di credito, li spendo e denaro, esatto. Mi diventa irredimibile, cioè non è un debito se non formalmente. Parliamo allora, comunque di una moneta che non è l'euro, quindi sarebbe una io preferirei uno strumento finanziario, esatto. Del equivalente all'euro, parità indistinguibile, però uno strumento finanziario in modo tale che quando circola gira tutto sui conti dell'IRFIS, esatto. E nessuno può presentarsi all'IRFIS a richiedere, certo. Denaro. Penso che ce l'ho io, Massimo Costa, il professionista fallito, no? Sì. Porti 1.000 euro, mi vado a fare la spesa e vanno al Sigma. Quindi l'IRFIS che fa? Li toglie da me e, certo. Li mette al Sigma. Poi, okay. Il Sigma glieli dà all'imprenditore che fa il formaggio. Li toglie dal Sigma e li mette a questo. Insomma, sono sempre gli stessi soldi che rimangono qua, che è il principio dell'economia. Che rimangono qua, che è il principio dell'economia. È una cosa che si può fare. Mi fa piacere che Figuccia l'abbia raccolto, però purché non finisca in butade. Perché... Ecco, no, perché io volevo sottolineare questo. Abbiamo visto che l'onorevole Figuccia l'ha raccolta, ha capito l'importanza di un intervento di questa natura. Adesso ti domando in maniera proprio molto schietta, ne hai parlato con il vicepresidente, nonché assessore, perché lui c'ha, insomma, ogni tanto un piglio di... No, ma lui qualche anno fa fece addirittura, voleva fare una cosa ancora più coraggiosa, fece una conferenza sulla moneta fiscale, mi invitò tra i relatori, quindi dico, non è che non capisce come funziona. No, lo so che Gaetano non capisce queste allora, cose. E quindi è una questione di coraggio. No, non ho parlato con Gaetano. Secondo me, insomma, sarebbe opportuno. Io proverò a chiamarlo magari anche perché domani. No, c'è qualcuno nel governo che sta guardando con attenzione la cosa. Ecco. E infatti io non dico, Figuccia, un po' ha esagerato, già 12 miliardi, 10 miliardi, stiamo attenti, perché poi lui dice 20 miliardi. Cioè, noi dobbiamo fare la manovra della Germania. Cioè, ecco, siamo un po' più piccoli. Un pochettino di buon senso. Però, ecco. Al di là di questo, chiaramente ognuno cerca di mettersi in mostra e ci sta. Però evitiamo che diventi una cosa personale. Una cosa sì, che sia la, diciamo, uno spavro, una considerazione politica. Dice, guarda, potremmo fare... Ecco, bisogna farla. C'è quaglio, ci vuole, il quaglio. A trasformare la butade in butanad... È un secondo. Quindi... la cosa è seria, si può fare, si costruisca un team immediatamente che costruisca questo, poi diciamo a crisi finita, una volta che c'è questo strumento, secondo me continua a girare. Non sarebbe male, diciamo, avere quel... No, mio... a quel poi, punto... Poi bisogna vedere che succede a Roma, dice, aspetta, ma che state combinando là? Ma ci pensiamo dopo, no, intanto... Non ci possono dire niente, sono operazioni assolutamente lecite, attenzione, e se lo fanno forzando la legge, forzando tutto, si inimicheranno milioni di siciliani, perché quando la regione va avanti e mette soldi nelle tasche della gente e viene Conte e dice no, devono morire di fame, io non credo. Ecco, cambiano un po', diciamo, i ruoli. Diciamo, di quelle... Non credo che questa cosa sia fattibile. D'altro, ripeto, la regione può dire io faccio marcia indietro, ma poi lo faccio lo Stato con la cassa depositi e prestiti. Ma se lo Stato non vuole fare niente, noi ci portiamo avanti. Quindi dici, è un problema di coraggio, quello che in questo momento sarebbe necessario. Sì, ma oggi cioè, non si può ragionare con i canoni ortodossi. Siamo in guerra e... Bisogna metterli totalmente da parte. E soprattutto, secondo me, più tempo passa prima dell'azione, peggio è. Ma volevo chiederti, tu hai un progetto, sicuramente, avendo fatto degli studi e conoscendo bene la materia, nel caso si verificasse che Gaetano Armao, il vicepresidente nonché assessore, ti chiama e ti dice Massimo, mettiamoci al lavoro, tu sei pronto a dare un supporto eventualmente alla... Ovviamente costituirei nel giro di 24 ore un team con 4-5 persone esperte, perché nessuno ha tutte le competenze da solo. Anche perché ci sono vari aspetti da tenere in considerazione, sì, aspetti legali, tecnico-bancari, certo. Aspetti tecnici, certo. L'antandante sui tra, cioè prima prendiamo le decisioni politiche, poi l'amministrazione segue, perché poi a un certo punto, però dico, in poche ore, in pochi giorni si costituisce il comitato, in pochi giorni si dà un progetto esecutivo, dopodiché il governo lo mette in atto, senza tanti complimenti. Perfetto. Si può fare, anche perché io penso una cosa, che
cosa che noi per ora stiamo sopravvivendo con i soldini che avevamo a casa. Bravo. Io penso che abbiamo 2 mesi di autonomia. Se fra 2 mesi non si sblocca questa situazione, troveremo la gente che muore di fame a casa. Io ho paura che già tra qualche settimana qualche avvisaglia per strada l'avvertiremo. Diciamo che ho un po' questa paura. Mi auguro di sbagliare. Un'ultima cosa, io Dì. questo andrei, adesso qualcuno mi accuserà di apologia di reato, non darei questo aiuto soltanto alle partite IVA, persino agli abusivi. Cioè siamo in un momento, cioè, Chiaro. quelli che non riescono a campare devono Chiaro, avere sono di che d'accordo. farlo. Noi non possiamo bloccare l'economia per questioni formali. Chi non Esatto. ha come vivere deve averlo. Sì, E, per due capite? motivi. Il primo per una questione di assistenza necessaria in questo momento. Il secondo per evitare che poi gente con le spalle al muro, che non ha niente da perdere, possa commettere atti di Ma cui vorrebbe infatti io vedo mentire. qua e là agli angoli negozianti abusivi che vendono, i quali a un certo punto sono, non è che non sanno della gravità del virus, però No, no, a un devono certo campare, punto devono mi dicono: campare. e che devo fare? Devo morire di E fame. infatti, Perché infatti. allora io tra le due illegalità, che non ha fatto lo scontrino, Meglio e dargli favorire l'assistenza, sono cento mila d'accordo. persone, a un certo punto si deve prendere una scelta, È un no? momento delicato, per È cui un sarebbe opportuno. momento.